è il remake di una sfida che è stata già giocata nel girone di qualificazione ed è stata la partita più bella probabilmente dell'intero torneo, una partita epica, una partita stupenda, una partita che la Lodigiani aveva pareggiato e poi vinto ai calci di rigori e aveva regalato una grande amarezza al Capua che era stato eliminato, ma poi la storia ha raccontato che il Capua è stato ripescato perché è stata squalificata una squadra in questo torneo ed era stata la migliore del girone di qualificazione e adesso il Capua è arrivato fin qua, ironia del destino, proprio per cercare di vendicarsi per quella giornata amara che aveva vissuto soltanto 10 giorni fa contro la fortissima squadra capitolina. E dunque vediamo se veramente si tornerà a vivere un'emozione di quel tipo, un'emozione che comunque è rimasta sulla pelle, una delle più belle partite che in cronaca ho avuto la fortuna di poter raccontare. Sicuramente adesso non ci sono le stesse identiche condizioni che c'erano allora perché hanno giocato entrambe diverse partite, anche se il Capua però ha una gara in meno rispetto alla Lodigiani, dobbiamo dirlo, perché ha avuto la fortuna non indifferente di avere ha avuto una squadra in meno nel proprio girone, il Sorrento, che non si è presentato. Insomma, gli equilibri di questa partita sono sottili. La può decidere un episodio, la può decidere una giocata individuale oppure la forza di una squadra. E adesso è il momento delle foto di rito per poter lasciare un ricordo a tutti i protagonisti di questo torneo. Un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi e Diego Lombardi. Allora Diego, che tipo di partita ci dobbiamo aspettare? Abbiamo assistito 10 giorni fa a una gara stupenda, una gara meravigliosa. Secondo te si può ripetere questo tipo di spettacolo? Beh sì, a mio avviso sì, sono due grandissime squadre, hanno dei giocatori fortissimi, mi aspetto un grande spettacolo, spero che ci sia una partita vincente. De Biase, che quella volta sbagliò un calcio di rigore, era il rigore del possibile 2-0, era il rigore che poteva mandare il Capua direttamente alla fase finale, sicuramente vorrà cercare di cancellare quella pagina amara che ha vissuto in quella giornata. La Lodigiani è qui invece per ribadire che la finale conquistata è stata più che meritata, strameritata, e adesso entrambe le tifoserie improvvisate, dobbiamo dirlo perché sono praticamente costituite per lo più dai genitori dei ragazzi, sono pronti a incitare i propri giocatori in campo. Inizia questa finale, la finale del 2002, la finale primo e secondo posto, ci sarà gioia soltanto per una, l'altra dovrà rimpiangere qualora non dovesse riuscire a cogliere l'impresa. Adesso subito De Biase, lo conoscono ormai De Biase, sanno che devono affrontarlo almeno in due, in tre per cercare di fermarlo, è un giocatore che è già finito nelle mire della Juventus, giocatore che è stato capace di giocate illuminanti e adesso è già pronto per scoccare un calcio di punizione da distanza siderale, ci sono due uomini in barriera, non è per nulla tranquillo il portiere della Lodigiani, Taurino, che adesso va a richiamare l'attenzione del proprio compagno di squadra Proietti, si aggiunge anche un altro uomo in barriera, la distanza è proibitiva ma non per De Biase, vediamo se indirizzerà direttamente in porta. De Biase invece opta per questo cross troppo lungo, dosa male questo calcio di punizione De Biase e dunque adesso la Lodigiani può tranquillamente riprendere il gioco con il proprio portiere Taurino. Adesso c'è il rinvio da parte di Varano, ancora pallone che torna su Varano, dopo un colpo di testa viene affrontato Varano, rischia tantissimo, attenzione il gol, ha segnato il Capua, incredibile disattenzione da parte di Varano e il Capua praticamente all'alba della gara ha segnato il vantaggio pesante come un macigno e questo gol lo ha realizzato proprio il calciatore che viene ad esultare ed è adesso circondato da tutti i suoi compagni, si tratta di Palermo. Bravissimo Palermo a rubare il tempo a Varano che era stato uno dei giocatori più bravi di tutto il torneo ma ha commesso un errore imperdonabile, si è distratto e Palermo lo ha colpito al cuore. 1-0, ma è ancora lunga la storia di questa partita, lo ricordiamo, la Lodigiani
soltanto 10 giorni fa era sotto non soltanto di un gol ma anche di 2 uomini. Adesso viene incitata a gran voce la formazione capitolina dalla propria tifoseria. Adesso parte sulla sinistra il giocatore della Lodigiani che viene fermato. Ancora un passaggio da parte di Guida, esce il portiere della Lodigiani, si tratta di Taurino. Rinvio da parte di Taurino. E ancora un fallo laterale adesso a favore del Capua con Grasso. Prova a rinviare adesso De Rosa. Ancora il Capua che insiste. Pallone messo fuori dalla difesa della Lodigiani. Adesso prova a controllare il pallone il numero 51 di Chio. Ancora il Capua che insiste. Il sinistro che è stato tentato da Avolio. Pallone che è terminato sul fondo. Capua che sembra davvero avere l'argento vivo addosso. La Lodigiani è rimasta sorpresa da questo inizio assolutamente dirompente della squadra giallorossa. Capo che deve difendere il titolo. Adesso c'è Taurino che rinvia il pallone, lascia scorrere la sfera Capraro, poi il pallone di carambola addosso. C'è ancora Di Chio, ha anticipato Di Chio. E poi ancora una pressione furiosa da parte del Capua, guadagna fallo laterale. Rimessa da parte di Guida, rimessa di Grasso, De Rosa, ancora Grasso che prova a rimettere il pallone in gioco. Azione da parte di De Biase, Sombrero non riuscito, ha intercettato infatti il numero 49 e Cacciacarro. Poi ancora il Capo che lavora questo pallone con Grasso, sembra avere più energia. Dobbiamo dire il Capo arriva sempre prima sui palloni, anche De Biase adesso anticipa. Canciani e guadagna un altro calcio di punizione. Capo che ha iniziato questo match con la voglia e con la cattiveria. Giusta per poter vincere la manifestazione. Adesso c'è questo calcio di punizione affidato ai piedi di De Biase. Ci sono diversi giocatori adesso che vanno a posizionarsi in barriera, nella fattispecie 3. Parte De Biase, questa volta tira direttamente in porta, trattiene Taurino il pallone. Adesso serve sulla sinistra Gardel. Perso nuovamente il pallone dalla Lodigiani. Azione adesso condotta da Munno, scusate. Poi c'è questo cross e sbaglia incredibilmente De Biase da 2 passi, ha controllato male. Era più facile segnare che sbagliare questo gol. Incredibile. Ricorda questo errore più o meno quello che aveva commesso dal dischetto soltanto una settimana fa, errore che poi di fatto era costato l'eliminazione. Ancora Gardel adesso sulla sinistra, prova la Lodigiani ad affacciarsi in avanti, pallone che viene adesso preso da Rea che cerca l'azione personale. Ancora Rea che si avventura, non riesce a superare però la retroguardia del Capo che si chiude ancora molto bene e sventa questa minaccia. E sono passati nel frattempo 8 minuti e mezzo dall'inizio di questo primo tempo e sono già successe tantissime cose, tra queste il gol di Palermo. Adesso un rinvio un po' sbilenco da parte di Taurino, prova adesso sulla sinistra ad andarsene Guida, sterza Guida e lascia adesso a Grasso il compito di crossare, non crossa bene Grasso. Prova adesso ancora da quest'altra parte Rea a lanciarsi sul pallone, fermato. Un fallo laterale dal numero 6 Russo. Adesso rimessa laterale
che viene battuta proprio da Cacciacarro. Cacciacarro che prova adesso a trovare qualche compagno libero, Pescarea, poi ancora Cacciacarro dentro questo pallone di Chio che riesce a strappare questo pallone, forse è stato atterrato in questo caso dal numero 5 Auletta, potrebbe starci il calcio di rigore perché effettivamente Dauletta si è un po' disinteressato del pallone, è stato un fallo d'esperienza e adesso Di Chio viene aiutato. Dal dirigente che è appena entrato in campo e c'è un fazzoletto di giocatori intorno al calciatore della Lodigiani che è rimasto a terra, poteva starci, secondo noi non era scandaloso concedere questo calcio di rigore, insomma da rivedere, non siamo così certi che non sia accaduto nulla, ma Di Chio comunque si è rialzato senza neppure protestare troppo e dunque ipotizziamo che avesse, possa aver visto bene l'arbitro De Luca. E intanto siamo arrivati all'undicesimo minuto. Ancora il Capua. Prova ad andare in avanti. Cade a terra in maniera incomprensibile Palermo. Poi pallone servito a Munno, in velocità si lancia Avolio, cerca di sfidare nell'uno contro uno Maschietti che ha intercettato il pallone, lo ha messo in fallo laterale. Corre il Capua che prova a sfondare sulla fascia destra con questa rimessa laterale, manca l'intervento De Biase, poi De Biase anticipato, qui c'è fallo che è stato commesso il giocatore della Lodigiani Cacciacarro, rinvio, profondità, stacca di testa Munno, poi De Biase controlla di tacco, non riesce il secondo controllo a De Biase, ancora il capo in avanti, altro fallo, altro calcio di punizione. Provvedimento che condividiamo in questo caso perché era in vantaggio il giocatore del Capua nei confronti di Capraro. Batte tanto a sorpresa la punizione, ma insomma non era stata chiesta la distanza, giustamente, dunque aveva provato a sorprendere il portiere taurino. E incredibilmente la Lodigiani stava per subire un secondo gol. Assolutamente ingenuo, ma intanto il gioco è ancora fermo, stiamo vedendo che c'è il giocatore del Capua che è rimasto ancora a terra, non abbiamo capito come abbia fatto a farsi male e invece sta cercando semplicemente di allacciarsi lo scarpino, sembra che per lui però sia ancora un'impresa abbastanza difficile da compiere. Adesso però riprende il gioco, cerca di tenere generosamente in campo il pallone Proietti, qui c'è fallo e poi viene allontanato il pallone in maniera poco sportiva da Munno. Siamo soltanto all'inizio, insomma questo tipo di manovre dovrebbero essere compiute, diciamo in generale mai, ma non sicuramente nel primo tempo. E adesso Varano chiama i suoi compagni di squadra a disporsi tatticamente in maniera più ordinata, si aspetta il fischio del direttore di gara, anzi no, parte adesso Varano in profondità, controlla male adesso Munno e avanza allora Cacciacarro con il numero 49, prova a servire Rea, Proietti scusate, che poi ha tentato la sponda per Rea. Riparte adesso De Biase, controllo di De Biase, avanza De Biase, velocissimo De Biase, dentro questo pallone per Avoglio, troppo lungo. Nessun problema per Taurino.
che rinvia in profondità, ancora Munno, stoppa il pallone di petto, Rea attaccato da Russo, ancora Rea combatte, poi c'è questo tentativo di rinvio che è stato messo in fallo laterale. Stesso Cacciacarro che aveva provato a rinviare, adesso rimette il pallone in gioco, stacca adesso Guida, poi bel colpo di tacco da parte di Dichio, intendeva servire Proietti, niente da fare, poi prova a alimentare l'azione Canciani, poi Capraro cerca di sfondare centralmente adesso la Lodigiani, Cacciacarro non riesce a servire con la giusta precisione Canciani, e riparte allora il Capua con il solito imprendibile De Biase, e poi Palermo allarga sulla sinistra, c'è una grande chance per Guida, poteva cacciare meglio, si è coordinato male, aveva una possibilità per segnare il gol del 2-0, Guida non ha trovato la porta, siamo al 15° minuto, quasi 5 minuti al termine, sempre 1-0, termine naturalmente della prima frazione. Lodigiani che non sta interpretando in questo momento la partita con la giusta determinazione, con la cattiveria che servirebbe per sovvertire un risultato che al momento la vede sotto nel punteggio, 1-0, anche in difesa balla spesso la Lodigiani, attenzione, cade a terra adesso un giocatore del Capua in una zona lontana dalla nostra posizione, c'è De Biasi che è ancora a terra, mentre adesso il direttore di gara va a estrarre un cartellino giallo ed è così ai danni di Munno, autore di questo fallo, mentre adesso la Lodigiani può soffrire di un calcio di punizione. Dall'altra parte del campo si è rialzato il giocatore che era rimasto precedentemente a terra, si trattava proprio di De Biase. Ancora Munno centralmente prova a sfondare, fermato Lodigiani che riparte con questo lancio di Canciani, poi Capraro, un po' troppo articolato questo lancio di Capraro, fuori gioco intanto netto di Palermo su questo assist di De Biase. Mancano ormai circa 2 minuti al termine di questo primo tempo e c'è adesso il calcio di punizione a favore della Lodigiani, c'è Maschietti, fiondata lunga di Maschietti, altro colpo di testa De Biase che sembra avere in questo momento la calamita al pallone, sguscia velocissimo De Biase, cercato il suggerimento per Palermo, ancora una chiusura attenta da parte di Maschietti, pallone che viene rincorso da Riccardis, termina in fallo laterale, ancora Riccardis, manca l'intervento di testa, mancano 2 giocatori, adesso riparte ancora la Lodigiani, momento abbastanza caotico della partita, vediamo se Palermo riuscirà a fare un po' di ordine, adesso cerca la sponda per Avolio, prova a pungere adesso sulla fascia destra un giocatore del Capua, De Biase, ma viene fermato ancora una volta, gli stanno prendendo le misure i giocatori della Lodigiani a De Biase, adesso Dichio, questa volta Dichio subisce fallo, è il pericolo numero 1 per la retroguardia del Capua, infatti Dichio viene praticamente affrontato già a partire dalla propria metà campo, ormai le due squadre si conoscono. Calcio di punizione battuto da numero 28 Varano, esce fuori adesso Guida, prova a sfondare Guida, Capraro, fallo su Capraro, netto anche in questo caso, giusto il fischio del direttore di gara. E ancora Varano che adesso piazza il pallone, Varano ha giocato un gran torneo ma un episodio, una macchia
sporca la sua gran bella giornata qui al Memorial Gigino Maturi. Attenzione, un tiro un po' troppo molle, diciamo senza troppa convinzione, che è stato tentato da Gardel, se non andiamo errati. Adesso ancora il capo che prova ad affacciarsi in avanti. Riparte ancora la Lodigiani con Gardel. In velocità se ne va Gardel, affrontato e chiuso da un ottimo intervento difensivo di Grasso. Ancora Di Chio che si è spostato sulla fascia sinistra, mette dentro Perrea che manca l'intervento. Poi arriva il tiro da parte di Capraro che spedisce sul fondo questo pallone, azione da parte della Lodigiani che si rende pericolosa proprio nel finale del primo tempo. Capo che però è avanti, una rete a zero, decide fino a questo momento Palermo con un gran bel gol sotto l'incrocio dei pali. Adesso da quest'altra parte gira il pallone Grasso, poi un lancio in profondità che viene messo in fallo laterale dal numero 26. Si tratta di Varano, sempre lui in chiusura. Primo tempo che ormai sta per concludersi, anzi siamo abbondantemente in tempo di recupero. Dovrebbe a questo punto fischiare da un momento all'altro il direttore di gara, che ha appena visto appunto il cronometro, ma lascia comunque proseguire. Probabilmente abbagliato dalla bellezza, dall'intensità agonistica di questa gara, non ancora deciso di fischiare la fine di questo primo tempo. Si lotta adesso in un fazzoletto di campo, alla meglio Guida, bel colpo di tappo da parte di Guida, poi non riesce a crossare per un intervento difensivo. Ancora il capo con questo tiro dalla lunghissima distanza che non può creare alcun problema a Taurino, tiro che era stato scoccato da Riccardis e l'arbitro probabilmente adesso sta concedendo un recupero eccessivo. Altro intervento su Guida, altro cartellino giallo, è stato rimediato questo cartellino giallo da Varano e vediamo se concederà questo calcio di punizione. Probabilmente adesso il direttore di gara aspetterà che De Biase calci questa punizione, un recupero davvero clamoroso concesso da direttore di gara. Parte De Biase, il tiro che non sorprende Taurino. E proprio dopo questa parata l'arbitro manda le due squadre a riposare. È avanti il capo 1-0, ma era avanti anche 7 giorni fa. Vediamo se il finale sarà diverso rispetto a quello che accadde. E dunque per il momento vi salutiamo e vi diamo appuntamento fra qualche minuto per vivere insieme la seconda frazione di gioco di questo bellissimo match. È ricominciato il secondo tempo tra Capo e Lodigiani dopo un appendice un po' negativa che è accaduta sugli spalti, che sicuramente ha tolto un po' di sportività, un po' di attenzione. Però intanto seguiamo questa azione da parte del Capo, dicevamo, quell'atmosfera festosa che comunque aveva regnato fino a un quarto d'ora fa sicuramente adesso è un po' scesa. Adesso speriamo di poter commentare semplicemente questa partita di calcio, ricordando comunque che questo è un torneo dove si ricorda uno sportivo esemplare. Gracias.
adesso anche noi stiamo cercando di sistemare la postazione per le concitate fasi che sono avvenute in precedenza. Chiediamo venia per questo piccolo inconveniente generato appunto dalla confusione che si è creata tra il primo e il secondo tempo. Adesso la Lodigiani prova con questo lancio in profondità, adesso il Capua prova a proiettarsi in avanti con questo lancio. Davvero siamo anche noi un po' in difficoltà, perché c'è davvero dispiaciuto per le scene che abbiamo visto in tribuna. Bisogna sempre ricordarsi che si tratta di un memorial. Adesso parte De Biase, ancora De Biase che prova a servire questo pallone al centro, una serie di rimpalli, poi il pallone alla fine carambola su Guida, cross al centro da parte di Guida. Il pallone adesso viene allontanato dalla retroguardia della Lodigiani, che deve rimontare un gol. C'è Grasso che rimette il pallone in gioco, poi Munno provato a far proseguire Avolio, poi un batti e ribatti. Adesso c'è il calciatore Cacciacarro che mette il pallone in fallo laterale, ancora il Capua che insiste. Con Munno e poi c'è questo tentativo di Guida ribattuto, ancora Capua che continua a pressare in avanti, lancio un po' nel vuoto da parte di Guida, si distrae, cade a terra, adesso si fa soffiare il pallone il calciatore della Lodigiani Gardel, e poi c'è stato questo tiro da parte di Avolio che è terminato sul fondo. Adesso c'è un pallone giocato da Stampete, Avolio ancora in pressione, prova ancora la Lodigiani adesso a uscire da questa situazione. Guida insiste, affrontato dal numero 17 Arezzini, poi prova l'azione di sfondamento da quella parte. Munno, ancora Munno servito da Guida, prova di punta di rizzare verso De Biase, ancora una chiusura in calcio d'angolo da parte di Capraro. Sta per battere adesso questo calcio d'angolo il Capua con Avolio e De Biase insieme. Adesso Avolio prova a mettere dentro il pallone ribattuto, arriva questo tiro fuori misura tentato da De Rosa, e adesso al rinvio c'è Farano. Si è perso sicuramente un po' di entusiasmo anche da parte nostra per questa partita che doveva regalare molte emozioni e le ha regalate infatti nel primo tempo. Adesso comunque la Lodigiani prova ad affacciarsi sulla sinistra con questo tentativo da parte di Orlando che è stato contrato, poi fallo su Gardel e calcio di punizione a favore della Lodigiani. C'è adesso Maschietti pronto alla battuta, lancio lungo intercettato da Munno, ancora Munno sulla sinistra per De Biase, si accende De Biase velocissimo, percorre, si trattava di Avolio, scusate, abbiamo confuso, le movenze spesso sono simili, 3-2. Ancora la Lodigiani adesso che ha spazio e profondità, Di Chio prova ad andarsene, Di Chio, azione di sfondamento da parte di Di Chio che viene strattonato, se ne va Di Chio e poi viene fermato
dal numero 5 Auletta, che mette il pallone in calcio d'angolo. Ottimo scatto da parte di De Chio. Adesso sembra che l'aspetto sportivo abbia preso il sopravvento. Sicuramente dobbiamo dire che questo tipo di atmosfera ha un po' gelato gli entusiasmi che si stavano respirando. Lodigiani che adesso comunque ci prova con questo calcio d'angolo battuto, attenzione, il colpo di testa che termina sul fondo, colpo di testa che è stato operato dal numero 69 Capraro, è stato lui a colpire il pallone che è terminato sul fondo. Adesso c'è il rinvio da parte di Russo, poi Orlando. Questo è il movimento di Chio, fermato ancora una volta dal numero 5 Auletta. Russo, scusate, numero 6 Russo, naturalmente. Adesso il pallone termina in fallo laterale. L'invio di Russo che ha creato qualche grattacapo all'organizzazione, perché praticamente ha centrato una delle coppe. Sembra davvero che non è serata. Adesso insiste ancora Arezzini. Prova a farsi largo Arezzini, arriva l'invio di Riccardis, poi Varano che fa rimpallare il pallone su De Biase in pressione, altro rinvio con la Lodigiani che adesso prova a costruire questa azione con Arezzini, dentro il pallone per De Chio, coinvolge Orlando nell'azione che taglia il campo, ancora la Lodigiani che ha questa grande chance, esce il portiere con grande scelta di tempo. Uccero che rinvia, si lamenta De Biase, si continua però Palermo adesso per Avolio. Avolio che è riuscito a bruciare in velocità sullo scatto il calciatore della Lodigiani. Si tratta di Varano che dovrebbe essere già stato ammonito e infatti finisce fuori. Sembra davvero di rivedere il match che avevamo visto già 7 giorni fa, un gol di vantaggio, adesso un uomo in meno, anche un uomo in più, scusate, per il Capua. Una Lodigiani che adesso deve giocare il match in inferiorità numerica, serata davvero sfortunata e negativa per Varano. Siamo arrivati ormai quasi alla metà del secondo tempo. Punizione che viene battuta, attenzione, ancora una grande possibilità che viene fallita perché si vede il pallone arrivare all'ultimo momento da parte di Avolio. Arezzini, circondato Arezzini da due giocatori, non riesce a vincolarsi. Adesso ancora il Capua, viene sventolato un fuorigioco per De Biase. Vabbè, vai avanti, ormai è lui che mi dice che ci stanno i problemi, che cazzo posso fare? I problemi ci cercate nella vita, ci cercate di risolverli, non di proporli in generale, te ne accorgerai. Adesso c'è questo calcio di punizione, è stato battuto dalla Lodigiani. Azione personale da parte di De Biase, salta tre giocatori, De Biase fino in fondo, De Biase, tiro che viene deviato, forse con una mano, ma rimane qualche dubbio. Insiste ancora il Capua, che adesso memore della di quello che accadde circa una settimana fa, quando era in vantaggio anche in superiorità numerica, sta cercando di chiudere velocemente la gara. Davvero incredibile le similitudini che si stanno ritrovando tra questa partita e quella giocata in precedenza, anche se l'atmosfera è molto diversa, non c'è stato soltanto spettacolo in campo, purtroppo ci sentiamo di dire.
adesso lotta Orlando, va sul pallone direttamente Stellato, che viene invitato dal direttore di gara ad allontanarsi. Calcio di punizione battuto adesso da Orlando, colpo di testa, poi De Biase di tacco. Poi c'è Grasso che mette il pallone nel fallo laterale. Si prosegue adesso con il capo che torna nuovamente in possesso del pallone con un indomito Avolio. Qui c'è fuorigioco nettissimo, infatti viene segnalato prontamente. Fuorigioco che è stato segnalato per questo offside di Stellato, tratto nel secondo tempo. Adesso prova a controllare Stampete il pallone. Altro tiro in porta scoccato da Munno, impreciso. Altro tiro in porta da parte di De Biase, capo che comunque sta adesso cercando di difendersi attaccando. È sicuramente la migliore strategia per non rischiare di incassare gol sanguinosi come magari quello che venne segnato proprio nel finale della gara quando ci fu il girone di qualificazione. Una serie di tocchi ravvicinati, poi di tacco prova Di Chio, che sta lottando ancora come un leone, ha forza ed energia da vendere questo giocatore della Lodigiani, sicuramente molto interessante in prospettiva futura. Rimessa laterale che viene adesso battuta dalla squadra della Lodigiani. Di Chio di testa prova a sfidare tutta la difesa del Capua, che ha paura di lui. Ancora Riccardis che ha messo fuori. Ancora Orlando dunque può battere in questa rimessa laterale. Dentro, dentro! Altro colpo di testa, pallone che termina sul fondo. C'è adesso ancora Orlando che prova a indirizzare verso il centro. Adesso il capo ha una prateria davanti sulla destra, prova a approfittarne numero 14 Stellato, ma da quella parte è stato molto bravo Maschietti, che ha giocato bene secondo noi, è stato uno dei migliori della Lodigiani, sempre attento, sempre preciso, sempre sul pezzo. Adesso c'è invece Gardel che rimette il pallone in gioco, Arezzini che sgomita, niente da fare. Capraro adesso prova a impedire la ripartenza di De Biase, alla meglio proprio De Biase che si destreggia con una serie di giravolte da capogiro e poi mette in movimento sulla destra Guida, che arriva sul pallone non freschissimo. Alla fine il solito Maschietti è riuscito a difendere molto bene il pallone dall'attacco del giocatore avversario. Adesso Arezzini ha guadagnato fallo, c'è Capraro che riceve il pallone, Orlando scusate, che riceve il pallone. Adesso ancora la Lodigiani che si distende in avanti, tocco di Stampete non preciso. Adesso c'è una grande chance per il capo e il tiro che termina fuori da parte di De Biase. Adesso intervento duro in take, il qui ci dovrebbe essere fallo, non viene fischiato, si è allungato Gardel su questo pallone, anche se probabilmente ha colpito il pallone
messo qua con la cosa lì. Vai, un altro aiuto. 4 minuti soltanto alla conclusione di questo incontro che ha perso molto del fascino, soprattutto dobbiamo dire che ha perso di quella valenza che in verità doveva avere, soprattutto perché si tratta proprio di un memorial dove viene ricordata una persona scomparsa, uno sportivo esemplare. Adesso c'è un altro fischio da parte del direttore di gara e viene aspramente contestato dai giocatori della Lodigiani. Calcio di punizione adesso che verrà battuto da giocatore del Capua. De Biase, c'è un pallone, c'è un giocatore della Lodigiani davanti a lui. Parte De Biase, spedisce il pallone al centro, prova Munno, una mezza rovesciata, poi un tiro da parte di Guida ed è bravo il portiere Pomponi. Pomponi, scusate, a neutralizzare, non era dunque Taurino ma Pomponi. Adesso siamo in difficoltà perché all'inizio della partita avevamo due portieri con la maglia numero 1. Dunque chiediamo venia per questo errore prolungato riguardo il portiere della Lodigiani. Adesso il gioco è fermo, vediamo di capire cosa sta succedendo. Altro cambio. Per questo il gioco è rimasto è stato interrotto. C'è addirittura una sostituzione tra i pali. Adesso esce il numero 55 Uccero ed è entrato al suo posto Cagliazza. E poi un altro cambio con Avolio che abbandona il terreno di gioco. Buona gara comunque giocata da Avolio nella sua zona di competenza. È stato spesso pericoloso. Adesso vediamo di capire attraverso il numero di maglia chi è entrato al suo posto. Si tratta del numero 15, Capasso. Siamo ormai alle battute conclusive di questo match che il Capua sta conducendo 1-0. Ha deciso Palermo su un'indecisione da parte della retroguardia della Lodigiani, nella fattispecie di Varano. Qui c'è fuori gioco, infatti viene ravvisato dal direttore di gara. Lotta adesso di Chio, si prosegue, c'è spazio adesso sulla fascia sinistra, salta un po' tutti adesso Arezzini, che poi alla fine però avrebbe dovuto spossessarsi del pallone, non l'ha fatto, consentito la ripartenza del Capua. Si alza la bandierina del direttore di gara, non se ne accorge De Biase che protesta. Chissà, da questa postazione davvero poteva non essere lui nel fuorigioco, ma l'altro calciatore che era accanto a lui. Altra rimessa laterale con Arezzini, vediamo se la Lodigiani riuscirà a trovare lo spunto vincente per pareggiare la partita proprio nel finale. Adesso c'è Capraro che ha messo questo pallone campanile e Di Chio di testa lo ha praticamente soltanto toccato. Cagliazza può rinviare, soffinta da parte di Arezzini, provato l'imbucata per Di Chio che ha ancora la forza di scattare, stavolta è fermato da un attento Auletta. Rimessa laterale da parte di Orlando.
va a vuoto, numero 13 del Capua, Migliozzi, pallone che danza pericolosamente all'interno dell'area di rigore, poi Capraro non riesce a trovare il tempo per tirare in porta, vince la manifestazione di questo quarto Memorial Cicino Maturi. Il Capua nella categoria 2002 perde la Lodigiani 1-0. Lodigiani che ha pagato a caro prezzo l'errore nella fase iniziale del primo tempo commesso da Varano. Varano che davvero non meritava questa uscita dal torneo. Adesso si abbracciano i giocatori in campo, soprattutto Di Chio va a stringere la mano a tutti i compagni del Capua. Bel finale della manifestazione in campo con molta sportività, ed è così che dovrebbe sempre terminare una partita di calcio. L'esempio l'hanno dato adesso i giocatori sia del Capua che della Lodigiani. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, con il Capua che dunque vince per la seconda volta consecutiva in questa categoria la competizione del quarto Memorial Cicino Maturi. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di questo torneo.